Buongiorno amici del canale o buonasera. Questo mobile è un classico stile barocco piemontese. È una di quelle vetrine che le nostre mamme, nonne, zie o comunque in generale in Piemonte e non solo in Piemonte in tanti avevano. Quando si comprava la sala bella, la sala quella dove si andava con i parenti, con gli amici, si aveva anche una vetrina del genere che poteva fungere un po' da porta documenti ma anche da porta servizio, quel servizio bello che si usa a Natale. Ecco, sono i pezzi che purtroppo più spesso vanno a finire, se va bene, nei mercatini, se va male, in discarica, perché spesso si svuotano le case vecchie per venderle o per fare appunto delle ristrutturazioni e i mobili come questi sono quelli che non trovano subito una connotazione. Si trova di più la connotazione alla credenza, alla cassettiera. Una vetrina è sempre uno di quei mobili che non sai bene come gestire. E mi rammarico perché è uno di quei pezzi che possono diventare veramente una chicca pazzesca. Quindi se ce l'avete, se avete avuto l'onore di ereditarne una o se andate per mercatini e per caso ne avete trovata una, tenetevela stretta perché può diventare fantastica, anche estremamente moderna, cosa che faremo oggi noi. Useremo un colore molto bello, molto forte, il colore della passione, il Nuit d'Amour, un blu non troppo scuro, un blu molto elettrico. Quindi partiamo! Toglie le antine, così mi protegge i vetri. Sempre meglio mettere il nastro carta, anche perché voglio vedere se questo ottone ci piace così al naturale o se coloreremo anche l'ottone dei vetri. Io invece incomincio a stendere il colore su tutta la struttura. Utilizzo Nuit d'Amour, un blu veramente vibrante, guardate quanto è bello, un colore molto coprente, molto elegante, bellissimo. Ed è anche molto denso, un'ottima coprenza. Uso il pennello a punta perché questo pennello a punta mi aiuta ancora di più ad andare dentro ovviamente ai fregi. Sapete che questo stile barocco piemontese ha appunto dei fregi molto molto lavorati e quindi è importante stendere bene subito. Guardate che spettacolo questo colore profondo, bellissimo. Ti lascia veramente l'opportunità di creare stili completamente differenti da quello che sono in realtà le basi del nostro mobile. E in questo momento guardate che bello, questa tonalità vibrante sta già completamente modificando l'aspetto del mobile. Bello. Qua ci sarà da divertirsi. Noi abbiamo già preventivamente fatto ABA e la pittura, come vedete, non ha nessuna difficoltà a coprire ed aggrappare alla perfezione. Quindi mi raccomando, ricordate sempre che anche se avete mobili che vi sembrano grezzi al tatto, è sempre meglio fare ABA bene. Proseguo con la prima mano su tutta la superficie. Sverniciamo tutto il piano di sopra visibile con l'alcol e con la paglietta, in quanto la vernice lucidina praticamente è già venuta via tutta probabilmente nel tempo. Quindi è sufficiente l'alcol e la paglietta. Alternerò prima la grana grossa e poi la grana fine. Thank you.
Ma quanto è bello poter andare con un solo prodotto sul legno e sull'ottone. Io adesso sto colorando con l'umida Mur la parte superiore della vetrina e ovviamente dopo che Emma mi ha messo lo scotch in modo molto preciso su tutta la parte ottonata, coloro. Coloro l'ottone perché purtroppo dava un senso di vecchio, non di antico, e secondo me non sta bene con la finitura che voglio dare a questo mobile. Quindi ho deciso di colorare anche tutta la parte ottonata, solo esternamente, dentro la lascio, ma secondo me cambierà totalmente il volto di questo mobile. Vado sempre col pennello a punta bene in profondità, tolgo tutti gli avanzi di fondo e voilà. Questo mobile si tinge con una meraviglia. La prima mano è asciutta, ci sarà però bisogno di dare una seconda mano, anche perché non sarà un mobile che avrà chissà quante lavorazioni. Noi ora però, nel frattempo, lavoriamo sulla parte interna. Emma stenderà il Rocher Paint, Magic Paint, in tutta la parte interna della parte superiore, quindi la parte che con i vetri si vedrà poi di più. Io invece lavoro sulla parte dietro, quella in tessuto, che è un tessuto damascato in velluto. Qua penso che sia seta e misto velluto, una cosa molto bella. Ed è la classica tappezzeria damascata che si usava tantissimo negli anni 90, 80. Secondo me, ricolorata, verrà veramente bene, per questo non ho voglia di toglierla. È tutta quanta graffettata, bella, non è strappata, l'abbiamo già pulita, quindi valorizziamola. Ma non uso Magic Paint, uso Magic Wall. E voi mi direte, perché la wall è per le pareti? No! La wall è fantastica sui tessuti perché con una mano copro perfettamente, ha già la protezione interna e rimane quasi semisatinata. Occhio però, la wall non va bene per tutti i tessuti, non ci puoi fare una poltrona, un divano, assolutamente no. Va bene per i tessuti che poi rimangono tesi, tipo questa con la tappezzeria che rimane tesa. Sarà poi anche spolverabile perché appunto rimarrà, protetta. Io parto usando il pennello Elizabeth, me li tengo vicini sia quello big che quello small. E utilizzo la mia latta da 7,50 di Rocher. Se voi avete un piccolo pezzo da fare e non avete voglia di comprare il barattolo da 7,50, ricordate che la Magic Wall c'è anche nei formati piccoli. C'è il 125, il 7,50, il 2,5 litri e il 4 litri. Quindi ce n'è per qualsiasi uso e qualsiasi parete. Prendo l'Elizabeth. Lo puccio per bene nella mia latta. Inebriatevi dal profumo che è fantastico. E ora guardate con due pennellate come vado a svecchiare questa stoffa. Parto da qui, che è quella macchiata. E uso una tonalità che nel momento in cui sarà asciutta, perfetta, totale, svecchierà tantissimo. Guardate come si vede il cambiamento dalla base di seta al damasco che è velluto. Vedete che assorbe in modo differente. Se voi volete schiarire anche il velluto, dovrete aspettare che il velluto sia asciutto per poi dare una seconda mano. Ma io non so, a me piace già così. A me piace molto questa differenza dove il velluto rimane leggermente più ocra e invece la seta rimane proprio color rocher. Mi aiuta moltissimo a svecchiare. E voilà, io continuo su tutto il pannello. Usate movimenti circolari per andare bene in profondità nel tessuto, mi raccomando. Usate la forza, cercate proprio di insistere sul tessuto. Poi lo potete lisciare in modo che diventi perfetto. Vedete? Insisto. Anche con movimenti rotatori. E voilà, guardate qua. We'll be right back.
parto con la seconda mano di Nuit d'Amour mentre il Rocher s'asciuga. Lo do sia su questa parte superiore dello scrittoio sia sulla base. Le due mani di colore sono asciutte, sia la parte interna che la parte esterna. Adesso, prima di togliere il nastro, andiamo a proteggere con la cera i nostri piombini e poi togliamo il nastro. Dopo aver passato la cera, prima di togliere il nastro, vado a incidere col cutter. Se per caso il bordo rimane un po' macchiato, frastagliato di blu, basta passare il cutter in questo modo e si tolgono tutti gli eccessi di vernice. Andiamo a dare una mano di cera su questo piano per nutrirlo e rivitalizzarlo. Utilizzo la cera al jasmine, molto profumata, totalmente naturale. Guardate come rivitalizza il legno. E do una pennellata incrociata, quindi sia in un verso che nell'altro, per far penetrare meglio la cera nelle venature. Siamo quasi in finitura, vero? Lo stavo guardando e lì, già ben montato, bellissimo, ma ci sono ancora due tocchi fondamentali da dare. Questo scrittoio, se lo apri, ha una fessura interna molto carina, molto arrabbeggiante, e questi quattro cassettini erano troppo anonimi, ma secondo me possono essere valore aggiunto. Quindi abbiamo pensato io e Emma di mettere quattro decoupage, uno per cassetto, della linea Tema di Deco, è una linea italiana che produce dei bellissimi decoupage, e hanno questa linea che è proprio in stile Deco. Sì. Li trovate in vendita anche sul sito elisiron.com e guardate un po'. Questi qua sono proprio fatti, secondo me, per essere messi orizzontali su, dei cassetti. Su cassetti e altro, vedete? Io prenderò solo metà e lo farò andare perfettamente sul mio cassettino. Però voglio che la scritta, bellissima oltretutto, sia o sotto o sopra la maniglia che ci sarà poi sul cassettino. Quindi ne prendiamo due che stanno sotto e due che stanno sopra. Questo qua sicuramente lo voglio. L'Art Temporel, in Temporel, bellissimo. Boutique de Fleur, bellissimo. Allora, facciamo che quelli sotto, i primi due da sotto, sono questi due blu. Okay. Che dici? Va bene, sono d'accordo. Boutique de Fleur e Parfum de Printemps. Però vorrei che fossero anche i cassettini sotto. Okay. Quindi no, ti do questo qua, mi dai quello sotto e l'altro sotto. Così facciamo un po' di ordine, chiarezza. Non a caso io e Emma abbiamo fatto la base Rocher di questi due cassettini. Perché? Perché con la base più chiara i decoupage sono sempre molto più belli. Quindi ora abbiamo i due cassettini che staranno sulla parte sottostante, li mettiamo qui da parte un secondino e tagliamo i nostri decoupage. Tagli tu a metà, grazie, uno e uno, due. Così poi posso utilizzarli senza aver paura di rovinare l'altro. Questi nello specifico sono in una carta, mi pare di aver capito, naturale, sono delle fibre naturali. Sì. E quindi onore. Dove sei fin nascosto? Sei qua sotto.
quindi un'ora al riciclo, un'ora al, assolutamente sì, al naturale. Ok, queste due bellissime. Il déco come periodo, come stile, mi piace tantissimo. Questa bella vetrina non è in stile déco, però secondo me questi cassettini saranno veramente perfetti. Allora, cerchiamo di fare una prima stima di come saranno. Ovviamente la scritta deve stare su, quindi cerchiamo di centrare il più possibile. Fossero stati ancora più grandi e sarebbe stato ancora più bello. Che dici? Però, cosa dici? Lasciamo tutto il decoro così? O lasciamo un po' di fiore? Io lascerei un po' più di fiore. Ok, allora guarda, proviamo a cambiare. Così, che dici? Così? Sì. Così e un po' di fiore? Cosa sì. Ti piace? Allora, cerchiamo di farlo bello centrato per quanto riguarda il nostro cassettino. Io parto stendendo il protettivo puro sulla base, poi mi aiuterei a centrarlo, ok? Protettivo puro, uso lo Spalter Magic Paint e protettivo puro satinato. Oggi uso il satinato perché non voglio che sembri artefatto questo cassettino, voglio che sembri molto naturale. E il protettivo satinato, secondo me, oggi è la cosa migliore. Lo stendo puro per il semplice fatto che asciuga un po' prima e siccome devo farne 4 faccio attenzione, ma lo uso puro. E ricordate che invece se avete grandi superfici su cui far aderire un decoupage potrebbe essere utile magari stenderlo diluito o anche se fa caldo. Allora, mi aiuti a essere centrata? Diciamo che il centro è qua, vai. È qua il centro. Sì, è anche qua. Quindi più o meno andiamo qua. Bravissima. E poi possiamo direttamente dirigerlo per come lo vuoi. Qua è il bordo. Che dici? Secondo me è centrato. Ci piace? Sì. Qua ho più o meno gli stessi millimetri. Sapete che io e Emma usiamo sempre metodi scientifici per le misurazioni. Da sempre. E ora cosa facciamo? Iniziamo a inumidire la parte superiore del nostro decoupage. Lo lasciamo tutto quanto sulla superficie. Andiamo poi a risollevare se fa qualche bolla e a rifare aderire. Nel momento in cui mettete il protettivo, guardate come diventa bello, bello vivo con i colori. Allora, adesso io lo rialzo leggermente perché ha fatto qualche grinzetta e lo faccio riaderire senza problemi. Guardate qua, tac. Devo dire che come decoupage sono eccezionali perché sono molto molto rigidi, resistenti. E quindi anche se voi vi siete sbagliati, l'avete applicato male, lo dovete alzare per poi far riattaccare, non ci sono problemi. Un consiglio che vi do, perché nelle applicazioni che ho fatto negli anni di decoupage ho notato questo particolare, non tendete a far asciugare il decoupage con l'aria calda o comunque con l'aria in generale. È meglio se si asciugano naturalmente, rimangono molto meglio. Adesso io appunto sto schiacciando i bordi solo per far aderire un pochettino meglio. Posso passare ancora un filino di protettivo e ora passiamo al secondo, che è bellissimo. Ecco qua, secondo cassettino, allora, Boutique de Fleur. Wow, che bello, arrivo il mio centro più o meno qua, voilà, vai. A noi penso che piaccia non perfetto, anche perché i mobili vecchi non sono mai perfetti, vero? Sì. Va benissimo anche questo. In realtà questi sfondi blu e ocra sono proprio perfetti per noi oggi, guarda che bello, bellissimo, bellissimo. Iniziamo ad inumidire la carta. La rialzo di nuovo perché quando la carta si inumidisce fa qualche leggerissima crepettina, ma noi lo sappiamo, apposta facciamo questa cosa qui, che renderà il tutto ancora più applicato bene. Anche qua e anche qua non c'è neanche una grinza, perfetto. Facciamo gli angolini così siamo sicuri che sia bello definito. Voilà. E anche questo lo facciamo poi asciugare delicatamente da solo, senza affrettare il periodo di asciugatura. Quindi non andate con phon caldo, con aria calda.
Non è il caso, lasciamolo asciugare delicatamente. I due cassettini superiori invece li faccio con la scritta sopra il pomello. Guardiamo che belli. Allora utilizziamo adesso questo, che è la metà dell'altro, e questo qui. Il pomello, sarà qua, quindi vado un pochettino più su, che dici? Sì, conviene. Qua? E voilà, guarda che bello. E voilà, più o meno il centro è qui. Bellissimo, vado ancora un pochettino su. Bellissimo, anche qua. Bellissimo, l'arte di Temporelle. Bello, bello, bello. Vado a rifinire i ripiani della mia vetrinetta aggiungendo un dettaglio delicato. Aggiungo questo frillino, quindi questo bordo, tutto lungo il bordo del ripiano. Utilizzo la colla a caldo, quindi vado per piccoli pezzi, metto un po' di colla e attacco il bordo. Se volete essere più tranquilli, magari per una superficie più lunga, potete anche fissare il bordo con qualche chiodino senza testa. Come ultimo tocco andiamo a dare anche sulla base del mobile la cera jasmine, la nostra cera protettiva. Guardate come il blu prende intensità, si scurisce, diventa più luminoso. I cassettini sono perfettamente asciutti. Ora vi faccio vedere come lavoro per togliere il decoupage in eccesso. Mi aiuti? Sì. Spugnettina abrasiva molto fine, cutter molto affilato, vado a ripilare i contorni. Mi raccomando, come abbiamo detto, non si velocizza l'asciugatura con il phon. Si fa attenzione quando si toglie l'eccesso. Io prima tolgo l'eccesso con il cutter. Poi Emma piano piano con la spugna abrasiva andrà a rifilare se ci sono ancora dei difettini sui lembi. Ecco qua, piano 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 piano. E voilà, sembra veramente un'opera d'arte. Emma rifinisce tutto. Emma, ma volendo, possiamo ancora passare una mano di protettivo sopra? Volendo sì, assolutamente. Perfetto. In modo che se voi vogliate per caso avere una protezione ancora più elevata su questi cassettini, perché magari avranno un'alta usura, magari saranno in un ufficio, saranno usati spesso, avrete la garanzia che terranno tantissimi anni. Quindi sì, potete dare, una volta che finisce l'asciugatura, la prima mano di protettivo, una seconda, per proteggere bene il nostro decoupage. Voilà, grazie. Due. Ho deciso di cambiare il pomello e inserirò questo della collezione Cherry on the Cake, che è semplicissimo, di un blu fantastico, perché si adatta perfettamente ed è di vetro. Sembra veramente una di quelle antiche boccette di profumo che c'erano nelle farmacie francesi, italiane, no? Qualcosa di molto molto chic. Quindi allargo leggermente il buchino, perché questa linea Cherry on the Cake ha la vite
che è 5 e mezzo o 5. Quindi io allargo il buchino, lo porto a essere 5, così ci abito senza problemi il mio pomellino. Rondella, bulloncino e via. Lo metto su tutti e quattro e vi faccio vedere come sta. Un vero bijou. Che dite? Sembra veramente far parte del restyling. Adesso rifinisco il tutto, vi ambiento il mobile e ve lo faccio vedere finito. Anche questo restyling è finito. Ho voluto appositamente farvi la chiusura del mobile con la ribaltina aperta perché questi cassetti sono troppo belli. Sono veramente il punto focale del mobile. E i pomelli? Dello stesso punto di blu del mobile Nuit d'Amour? Fantastici. In vetro. Diciamo che questa nuova azienda di decoupage è veramente da capire e da contemporaneizzare. Non avrei mai pensato che un decoupage potesse rendere così speciale un restyling. E l'interno è stato completamente salvato grazie alla wall. In effetti il damascato c'è, è bello come prima, però è più fresco, è più naturale. Un po' di passamaneria per rinfrescare anche qui le nostre mensole, ricolorate. E basta, perfetto per una casa nuova, più moderna. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e provate il Nuit d'Amour, un colore veramente pazzesco. Al prossimo restyling. Ciao!